È impaurita perché c'è il diluvio universale fuori. Infatti, scusatemi per la luce di questo video, ma volevo troppo farlo. Mi sono preparata per farlo e nel frattempo è venuto giù il diluvio universale. Quindi la luce è quella che è. E Trilli è spaventata. Scioccata. Comunque, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video io e Trilli vi mostreremo tutte quante le mie scarpe, che sono un bel po', infatti sono un attimo circondata. Premessa, non sono nulla di particolare, super costoso, però sono parecchie perché durante gli anni ne ho accumulate un po'. In realtà 2/3 sono a casa di mio papà. Magari vi metterò delle foto se le trovo, perché ci sono anche quelle nella mia collezione di scarpe. Allora, in realtà non so neanche da dove partire. Le ho divise un po' per categoria e dai, dato che siamo in estate, anche se il tempo fuori dice il contrario, partirei da quelle estive, ossia anche dalle ultime che ho comprato, perché come vi ho detto nello scorso video, il video haul, ho comprato ben due scarpe estive e due sandali, che appunto sono queste. Il primo paio sono questi tacchi bianchi aperti. Non mi ci soffermo molto perché appunto ve li ho già fatti vedere nel video haul che trovate sul canale. Semplici sandali bianchi con il tacco che sembra alto, ma in realtà non è alto perché è davanti al platform e quindi in realtà il piede non è troppo inclinato. L'accetto semplice, taglia 36, anche se il mio numero è un 37, però mi vanno bene lo stesso. Presi da Pittarosso con i saldi la settimana scorsa. Non mi soffermo tanto su ogni singola scarpa perché sono davvero tante, sennò il video viene infinito. Comunque, altro paio di sandali presi insieme a quelli bianchi, sempre la settimana scorsa, sempre da Pittarosso. Questi neri, fatti a ciabattina, diciamo, infradito, con questo incrocio e tutti quanti i lacci che si intrecciano sui polpacci e fanno una bellissima gamba elegante e super estiva. Comodissimi, davvero, questi qua li ho già usati, anche se appunto li ho presi la settimana scorsa, li ho già usati. E direi super super approvati, taglia 37 questi, sempre presi da Pittarosso. Passerei alle scarpe che uso di più in assoluto, ossia le All Star. Quelle che uso di più in questo periodo sono due e sono un po' sporche, ma queste bianche e queste nere, entrambe stesso modello platform. Queste bianche le ho prese per prime. E sono davvero sporchissime, però anche se le lavo ormai veramente sono gialle, cioè sono tanto tanto usate, però le uso ancora giornalmente perché sono veramente comode, stanno bene con tutto e sono platform e sono veramente bassa, quindi le scarpe con il platform per me sono ottime. Stesso modello, queste nere, ma queste nere sono più particolari, mi piacciono davvero un sacco, infatti sono quelle che metto di più in assoluto, ma tra tutte le scarpe che vi mostro in generale sono proprio quelle che metto di più in assoluto e sono, vabbè, nere, ma hanno la particolarità di avere i cuoricini rossi qui dietro, il logo rosso anche sul lato, rosso tra l'altro sotto hanno un cuore che una volta era rosso anche questo, ora è tipo marrone tendente al nero, ha tutti quanti i dettagli oro e anche il cuoricino qui, stupendo, cioè io veramente innamorata, queste qua mi piacciono davvero davvero tanto. Sono state un acquisto top, taglia 37, prese quest'inverno e sfruttate tantissimo le mie amori. Sempre parlando di sneakers, vi mostro queste Jordan. Allora, io non me ne intendo di Jordan, quindi non so bene che modello siano. Sono le mie uniche Jordan e sono penso quelle classiche, nere, bianche e rosse. Non le ho usate tantissimo, appunto io non sono troppo tipa da Jordan. Però carine, belle, qualche volta le metto quando magari mi vesto di rosso, ci abbino queste. E in sé sono comode, ce le ho da un anno e mezzo, credo, ma sono praticamente ancora tenute benissimo perché appunto non le uso spesso. Le prese per una collaborazione da una pagina di Instagram, molto molto carine, però siccome non sono troppo tipa da Jordan non le sfrutto tantissimo, anche se mi piacciono, solo che con i miei outfit non si abbinano troppo. Cambiamo un attimo categoria, passerei agli anfibi, che ne ho esattamente due, sempre uno bianco e uno nero, cioè io in pratica per ogni tipo di scarpa ho una scarpa nera e una scarpa bianca.
Partirei da quelli bianchi. Premessa, entrambe non sono Dr. Martens originali, ma perché c'è una storia dietro. Questi qua bianchi in particolare sono di Telly Whale, per una collaborazione che avevo fatto, tra l'altro tipo una delle prime collaborazioni che avevo fatto nel 2020 in quarantena. Però in sé sono molto belli, sono platform, sono belli resistenti. Questi sembrano molto Dr. Martens, si assomigliano tanto, si avvicinano tanto. Hanno qui di lato la cerniera, stringhe nere, cioè nient'altro da dire, semplici anfibi bianchi. Mentre per questi qui neri c'è una storia dietro molto molto simpatica. Ossia che, come vedete, cioè questi qua non si avvicinano secondo me per niente alle Dr. Martens, sono proprio un po' più, cioè non sono tanto compatti e resistenti come gli altri che si assomigliano molto alle Dr. Martens, questi no, ma in pratica un bel pomeriggio dell'inverno scorso mi è venuta la brillante idea di andare in centro con il mio ragazzo con i tacchi, ma tacchi proprio alti, con l'idea di stare seduti a fare aperitivo al bar. Questa idea poi non si è realizzata, ci siamo messi a camminare per il centro finché a un certo punto è venuto giù il diluvio universale e non sto scherzando, quindi già camminavo e mi facevano malissimo i piedi, però erano dei tacchi scomodissimi. Tra l'altro sono uno dei tacchi che ho lasciato appunto a casa di mio papà e sono di Shein, scomodissimi, proprio scomodi, scomodi, scomodi. E non so perché mi era venuta la malsana idea di mettermeli, fatto sta che già erano scomodi, poi mi è venuto giù il diluvio universale, sembravo uno struzzo che camminavo, ho detto no, non ce la faccio più, adesso entro nel primo negozio che trovo davanti, che tra parentesi era H&M, e prendo le prime scarpe che mi capitano davanti, non mi interessa quanto costano, cosa sono, non mi interessa, ma non mi sentivo più i piedi. Le prime scarpe che ho trovato erano queste, non le ho neanche provate, le ho prese. E basta, costavano poco in sé, tra l'altro andavano benissimo anche per la pioggia. Quindi le ho comprate, le ho messe e ho detto addio ai tacchi. In sé sono molto molto comode, però non assomigliano tanto alle Dr. Martens, però vabbè, per qualche occasione ci stanno. In realtà le ho sfruttate tanto quell'inverno, quando andavo a scuola le mettevo spessissimo. Ora mi è passata un po' la fissa, però qualche volta le metto lo stesso. Passerei alle scarpe più classiche del mondo che tutti hanno, cioè proprio tutti, non puoi non averle, non sei nessuno se non hai queste scarpe, ossia le Nike Air Force, che io ho in particolare queste qua con la striscia, il logo della Nike nero, prese 2 annetti fa, si può notare perché ormai la suola è gialla, infatti non le metto più spessissimo proprio per uscire, ma ci sono occasioni che le metto, per esempio domani vado in montagna e io mi metto queste, ovviamente non vado proprio tra i boschi, però per camminare in montagna, per andare a fare un picnic, per andare sul fiume eccetera, uso queste per non rovinare le altre, però per uscire in città ormai sono troppo troppo gialle e consumate, però sempre belle. E sempre dello stesso modello, prese credo un annetto prima di quelle lì, queste qua rosa, che anche queste sono davvero consumate. La suola è gialla ma è fatta apposta, non è così tanto gialla. E sono rosa, anche queste qua le ho sfruttate davvero un sacco, soprattutto per andare a scuola. Ora non le metto più per uscire in città o comunque appunto per uscire, ma sempre come le altre per, che ne so, fare passeggiate, giocare a pallavolo. Quando andavo in palestra usavo queste. Sono sempre comode, anzi queste rose sono ancora più comode di quelle bianche che vi ho fatto vedere prima, Nike. Ora vi faccio vedere 2 paia di tacchi. Il primo è questo qui nero, stivaletto semplicissimo, questi qua sono i tacchi che uso praticamente sempre in serata, anzi sempre no, perché dopo vi faccio vedere quelli che uso proprio sempre sempre, a meno che sia agosto. Però questi qua li uso veramente tanto tanto spesso. Sono alti, però vi assicuro che sono molto molto comodi. Tra l'altro questi qua me li ha dati la mamma del mio ragazzo perché non le stavano. Ma me li ha dati che erano praticamente nuovi, perché appunto li ha presi che non le stavano, non li ha mai messi. E io invece li ho sfruttati davvero tantissimo con questo dettaglio, con i brillantini. E basta, stivaletti neri semplicissimi. Taglia credo 37 o 38. Loro, non so dove li ha presi però,
te lo chiederò. Quelli che vi sto per far vedere sono dei tacchi un po' too much che ho preso per un evento in particolare, ossia per Halloween. Mi dovevo travestire da diavolo in coppia con il mio ragazzo, proprio coppia di diavoletti. E non sapevo che altre scarpe mettere, volevo delle scarpe rosse, ho trovato questi tacchi, non costavano troppo, li ho presi, non li ho mai più messi, li ho usati solo per Halloween e per fare qualche video, ma nient'altro, perché sono too much e scomodi. E sto parlando di loro, tra l'altro sono tutti impolverati perché sono nell'armadio da Halloween, rossi col tacco a spillo. E questa decorazione qui che preferivo se non ci fosse, ma c'era. E c'erano solo questi, i tacchi rossi, e siccome era proprio Halloween, li ho comprati proprio il giorno stesso per la sera, quindi c'erano solo questi, li ho presi lo stesso, ma non li ho più messi. Ci sarà sicuramente un'altra occasione per metterli, io li tengo lì. Ci sarà un'altra occasione per metterli, magari un altro Halloween, non si sa. E adesso passo alla mia parte preferita, ossia gli stivali. Quest'inverno mi sono fissata con gli stivali, tacco, non tacco, stivali. A parte che sono tutti impolverati perché sono nell'armadio da quest'inverno, ma li ho usati, io ve lo giuro, tutti i giorni quest'inverno, tutti. A meno che mettevo i pantaloni larghi, quindi cargo, e gli stivali logicamente non potevo metterli, ma se no io stivali, perché mi tenevano proprio caldo il polpaccio d'inverno, bellissimo, e poi super super comodi, con questa... Sono pieni di polveri, sono allergica. Dicevo, con questa decorazione con tutti quanti i brillantini, e poi sono stivali proprio aderenti che si chiudono con la cerniera su tutta la gamba. E ora vi mostro i miei amori più grandi. Questi fanno una gamba e un piede pazzesco per fare le serate in discoteca o comunque le serate. Io uso sempre questi bellissimi, i miei amatissimi stivali. Con il tacco, con questo particolare che brilla così, bellissimi, poi di questo tessutino proprio invernale, infatti adesso non li posso mettere, e fanno una gamba davvero bella, 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 e sono anche comodi, dentro hanno il platform, quindi non sembra di camminare per terra come per esempio i tacchi di Shein, sono proprio comodi, belli, 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 e qui hanno la cerniera per chiuderli, e questi sono un must, per le ragazze in serata, secondo me. Gli stivali col tacco proprio bellissimi. Ora vi mostro un'altra scarpa molto, molto, molto too much, forse più degli stivaletti rossi che vi ho fatto vedere prima. E sto parlando di loro. Non si vede, ma sono tutti brillantinati e soprattutto col tacco a spillo. Se non li ho mai messi, me li hanno inviati per una collaborazione. Ma sono veramente tanto tanto too much, cioè bisogna trovare proprio l'occasione giusta per metterli, e io abitando in un paesino, quando vado a ballare non è proprio come andare a ballare a Milano, che ti puoi vestire come cavolo ti pare, anche stra eccessiva, e comunque sei a Milano, invece io sono nel paesino, se mi metto questi mi prendono tutti per rincoglionita secondo me, e poi in realtà non è tanto neanche il mio genere, però comunque li tengo perché un'occasione ci sarà sempre, almeno si spera. Però tacco a spillo io non lo sopporto proprio. Però in sé sono molto molto belli. Poi io, lo sapete, ho una fissa per i brillantini, e questi sono tappezzati letteralmente di brillantini. Io credo di aver finito di mostrarvi tutte quante le scarpe che ho qui intorno a me. Ce ne sono 2/3 che ho da mio papà, come vi dicevo all'inizio, quindi apparecchiando le foto qui di queste scarpe. Fatemi sapere nei commenti quale tra queste è la vostra preferita, e non dimenticatevi di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale, che è gratis, mi fa solo che piacere. Un grosso bacio e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao!